Vado. Sono passati 14 anni dal 13 gennaio 1998, quando Alfredo Armando, cattolico, omosessuale, siciliano, si diede fuoco davanti al Vaticano, più o meno dove abbiamo lanciato i fiori, per protestare con straordinaria capacità di anticipazione sul futuro contro la persecuzione che la Chiesa Cattolica esercitava e si preparava a inasprire contro le persone omosessuali. Scriveva: penseranno che sia un pazzo perché ho deciso Piazza San Pietro per darmi fuoco, mentre potevo farlo anche a Palermo. Spero che capiranno il messaggio che voglio dare. È una forma di protesta contro la Chiesa che demonizza l'omosessualità, demonizzando nel contempo la natura, perché l'omosessualità è sua figlia. Alfredo Armando, orfano di padre e ultimogenito di una famiglia con 8 figli di San Cataldo, Sicilia, 2 anni di seminario e un tormentato periodo universitario, si è immolato con la benzina in Piazza San Pietro a Roma il 13 gennaio 98. Sua madre lo aveva sentito la sera prima. Alfredo le aveva telefonato dicendo che si sarebbe recato a Roma per motivi di studio. Gaetano Mangano, una fittacamere di Palermo, l'aveva visto 2 giorni prima. Alfredo gli aveva chiesto in prestito 100.000 lire. Una donna che pulisce i gabinetti a Piazza San Pietro vide Armando mentre si versava addosso la benzina e poi correva avvolto dalle fiamme verso il centro della piazza. Gli agenti di polizia lo soccorsero subito e uno di loro tentò anche di spegnere le fiamme usando la propria giacca. Prima di perdere coscienza, Alfredo disse: non sono neanche stato capace di morire. Fu trasportato all'ospedale Sant'Eugenio, dove morì dopo 10 giorni di atroce agonia. Le lettere che si era portato appresso non furono pubblicate e la sala stampa del Vaticano rilasciò un comunicato stampa dichiarando che Alfredo Armando non si era suicidato a causa della sua omosessualità o in protesta contro la Chiesa Cattolica, ma perché aveva problemi di famiglia. Ma subito dopo la sua morte l'ANSA ricevette le sue lettere con la posta e ne pubblicò una parte. Armando aveva inviato da Palermo una copia all'ANSA prima di prendere il treno per Roma. Sapeva benissimo che le lettere, una volta nelle mani dei preti, non sarebbero mai state pubblicate. Un mese dopo la sua morte ci siamo recati, eravamo soltanto 9 persone, in Piazza San Pietro, per porre fiori nel luogo dove lui si era bruciato come un bonzo. Arrivò subito la polizia e ci intimò di andare via. Avevano l'ordine del Vaticano di far togliere anche i fiori. Io dissi loro che se Gesù Cristo si fosse trovato sul sagrato della Basilica, lui sarebbe sceso e ci avrebbe abbracciati uno per uno, e che quindi il Vaticano aveva dato ancora una volta dimostrazione di essere anticristico. Gli uomini delle forze dell'ordine erano visibilmente dispiaciuti. Avevano visto Armando bruciare uno di loro, mi disse che anche lui era siciliano. Un altro mi raccontò che il poliziotto che aveva tentato di spegnerlo con la propria giacca era ancora sotto shock e di notte non riusciva a dormire. La più bella pianta la regalai per farla dare a quel poliziotto per ringraziarlo della sua buona azione. Nel 99, sotto una pioggia battente, eravamo di nuovo a San Pietro per commemorare Armando. La polizia non poteva permetterci di entrare nella piazza, così decidemmo di deporre i fiori sul suolo italiano, al confine con lo Stato del Vaticano. Una chiara dimostrazione del comportamento anticristico di quello Stato. Il 13 gennaio è diventato l'Armando Day. Chi ha scritto queste cose era Peter Boom, il nostro amico che è scomparso quest'anno, che è morto quest'anno. Io aggiungo che, per quanto mi riguarda, sono sempre riuscita a entrare nella piazza a portare un fiore dove Armando è morto. È un impegno che mi sono presa personalmente con lui e con Peter. E così è stato fino all'anno scorso, anno in cui, avendolo comunicato a tutta alla polizia, avendo chiesto il permesso ufficialmente, mi è stato di fatto impedito di entrare nella piazza. Allora quest'anno abbiamo deciso di fare questo omaggio molto semplicemente tra amici, un po' carbonaramente, ma dopo tutto la piazza è anche nostra e quindi nulla osta a fare. Io direi di lasciare questi volantini poggiati esattamente come sta mettendoli lui, infilati nei bordi delle cose, in modo che la gente li veda e decida di prenderli. Sì, secondo me dalle fessure, le incortapelle, no, non fischio. No. Tranquillo. No, ma non è. Poggiali sopra, poggiali semplicemente sopra. Poggiali sopra, no? Non ce l'hanno con te. Poggiali sopra. Dove? Poggiali sopra.
difficile. Scusa, qui. Guarda, qui. Qui. Cavolo, cavolo. Sì, è quello che voglio. Sì, ho capito, ma c'è un significato. Che avete scelto i tulipani rossi? Sì, perché sono i tulipani rossi nel linguaggio dei fiori indicano amore ardente.